Allora, a quale condizione? E qui entra tutta la preoccupazione di Piero prima manifestata nella sottolineare l'importanza dell'amore, che non è qualcosa di spontaneo, appunto. Non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio. E torno allo stesso discorso. Notate, non dice dovete farvi sulle maniche e imparare a ragionare così. Le mie a sé. Bisogna accettare di riconoscere che in tante parti della nostra mentalità noi non la pensiamo così, come ha detto nel versetto 1, perché abbiamo altra mentalità, la cultura nella quale viviamo incide su di noi, ci piaccia o no, tanto o poco. Quindi non adattiamoci a quel modo di pensare e di ragionare e di fare che è quello spontaneo, naturale, che non tiene conto della sua Pasqua, ma lasciatevi diventare trasparenti alla sua azione. Lasciatevi trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra mente. Solo così sarete capaci di comprendere qual è la volontà di Dio, vale a dire ciò che è buono, a Lui gradito, perfetto. È effetto di una scelta di fede vissuta. Non è qualcosa di spontaneo, di automatico. Poi continua, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno di voi. E notate, forse vale la pena ricordare che Paolo, mentre nei capitoli 1-8 ha fatto un vero trattato, si potrebbe dire, sulla salvezza, sull'azione di Dio nei nostri confronti, nei capitoli 9, 10 e 11 ha dato degli spunti di riflessione sul problema del rifiuto di Israele e del destino di Israele, nei capitoli 12, 13, 14, 15, la parte morale e pratica, non fa un trattato. Ma dà alcune indicazioni di fondo. Nei primi due capitoli, 12 e 13, sulla vita nella comunità, comunità cristiana, comunità civile. Nei capitoli 14 e 15 risponde alla domanda quale stile di rapporti devono esserci all'interno della comunità cristiana perché tante persone diverse possono imparare a davvero entrare in comunione le une con le altre, essendo in comunione con Cristo. Perché la comunione con Cristo diventi reale e non sia soltanto una facciata, un modo di dire. Quindi adesso vediamo i rapporti nella comunità, capitoli 12 e 13. E notate la saggezza di Paolo, è mio stupito, insomma, dai, non è stupido. E infatti dice, il cristiano è per definizione uno che accetta di vivere in un popolo, in una comunità, in assemblea. Infatti chiesa vuol dire assemblea riunita, né? Comunità riunita. Qual è la prima cosa che deve fare? Accettarsi per quel che è. Accettarsi per quel che è. Riconoscersi per quel che è. Che non vuol dire né mettersi sotto i piedi né volare, ma riconoscere i pregi, ma anche i limiti. E infatti dice, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno di voi di non sopravvalutarsi, perché questo atteggiamento, quando uno si crede più degli altri, ha già tagliato la vita della comunità che può fare per se stesso e la complica anche agli altri. Come in una famiglia, quando uno pensa di che messo il balì, messo tutto, che dialogo ci può essere, che collaborazione ci può essere? C'è poco da fare, piaccia o non piaccia. Quindi ecco perché la prima cosa che dice è non sopravvalutatevi, al vostro posto giusto, ma di valutarsi invece nel modo giusto, dice. Secondo la misura della fede che Dio gli ha dato, in base a quel che riesce a capire perlomeno. E casomai accettare che qualcun altro lo aiuti a capire. E questo è già più difficile. Questo è già più difficile. In un solo corpo, e qui ripete in sintesi il capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, che voi senz'altro ricordate tutti molto bene. In un solo corpo vi sono molte membra, ma non tutte hanno la stessa funzione. E così noi che siamo molti siamo tutti uniti a Cristo e siamo uniti agli altri come parti di un solo corpo. La Chiesa come corpo di Cristo. Corpo reale di Cristo, né? Nell'Eucaristia il corpo di Cristo è presente in modo reale o simbolico? Reale, ma sotto il simbolo. Noi siamo il corpo di Cristo in modo reale o simbolico? Reale, reale, reale. Reale, reale. Anche se non visibile. Reale? Noi siamo il corpo di Cristo. Poi è Cristo delle oltre, eh? È vero o no?
povero Cristo che ha accettato di far squadra con noi, che siamo quel che siamo. Secondo la capacità che Dio ci ha dato, noi abbiamo compiti diversi. Se abbiamo ricevuto il dono di essere profeti, annunziamo la parola di Dio secondo la fede ricevuta. Se abbiamo ricevuto il dono di aiutare gli altri, aiutiamoli. Chi ha avuto il dono dell'insegnamento, insegni. Chi il dono di esortare, esorti. Chi dà qualcosa agli altri, lo faccia con semplicità. Chi ha responsabilità nella comunità, dimostri cura e diligenza. Chi aiuta i poveri, lo faccia con gioia. L'ultimo è il diacono, il penultimo è il prete. Tra tutti i servizi, i carismi che elenca qui, quelli della responsabilità, della gestione della comunità, sono gli ultimi due. Perché sono importanti, sono anche fondamentali quando si è in tanti, oppure qualcuno. Però non sono né tutto né gli unici. È un modo per ricordarci sempre che il servizio che facciamo non ci qualifica a livello di essere. Non ci dà dei diritti sugli altri. Semmai ci mette a servizio, quindi si mette sotto. Dovrebbe esprimere una disponibilità, altrimenti invece lo chiamiamo servizio e diventa imposizione o peggio. Quindi prima cosa, non sopravvalutiamoci, riconosciamo che ciascuno ha i suoi carismi, quindi noi il nostro, gli altri il loro, siamo un corpo solo e quindi qual è, ecco qui arriva Piero, la tua preoccupazione. Qual è il sangue che lega e rende vive tutte queste membra diverse di un solo corpo che è Cristo? Il vostro amore, sia sincero. Dove notate, qui si parla sempre di amore, ma non è mai eros, ti amo perché ho bisogno di te, mi servi. Non è mai filia, ti amo perché con te ci sto bene. È sempre agape, è l'amore che Dio ha per noi. E che può diventare nostro solo in tanto in quanto noi accettiamo di essere amati così. Il vostro amore sia sincero. Fuggite il male, seguite con fermezza il bene. Amatevi gli uni gli altri come fratelli. Ecco, questo è il comandamento base. L'indicazione fondamentale base. Dopo quello di offrite voi stessi in sacrificio come vero culto che dovete a Dio, la seconda è amate. Amatevi come fratelli. E il vostro amore sia sincero. Ma quando è che l'amore è sincero e noi ci amiamo come fratelli? E adesso leggiamo. Mentre leggo, voi mi fate il favore di contare quante sono le indicazioni che lui dà. Quante sono quelle positive e quante sono quelle negative. Oh, mentre le contate cerchiamo di stare attenti anche alle indicazioni però, Non fermarci solo ai numeri. Siate premurosi nello stimarvi gli uni gli altri. Siate impegnati, non pigri. Siate pronti a servire il Signore. Allegri nella speranza, pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera. Siate pronti ad aiutare i vostri fratelli quando hanno bisogno. Fate di tutto per essere ospitali. Chiedete a Dio di benedire quelli che vi perseguitano, di perdonarli e non di castigarli. Siate felici con chi è nella gioia. Piangete con chi piange. Andate d'accordo tra di voi. Non inseguite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto verso le cose umili. Non vi stimate sapienti da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, preoccupatevi di fare il bene dinanzi a tutti. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non vendicatevi, carissimi, ma lasciate agire la collera di Dio, perché nella Bibbia si legge: a me la vendetta, dice il Signore, darò io il contraccambio. Quel rinunciare a vendicarsi che è il primo gradino del perdono. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se egli ha sete, dagli da bere, comportati così e lo farai arrossire di vergogna. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E questa è l'ultima, la sintesi. Mamma mia, che bello! Quanti ne avete contati? 20-24. Dopo alcune sono da accorpare insieme, sono espressioni diverse della stessa idea. Comunque, vi dirò una cosa, fondamentalmente sono 16 positive e 5 negative. Quelle fondamentali sono 16 positive e 5 negative. Notate una cosa strana: 16 e 5 quanto fa? 21. E 21 è 3 volte 7. Una pienezza di applicazione dell'amore. Perché tutto dipende da quella. Vostro amore sia sincero, amatevi come fratelli. Come?
Ecco, 21 modi diversi. E qui io direi più che spiegare c'è da fermarsi e chiedersi e vedere dov'è che vale la pena lavorare un po' di più, è vero o no? Impegnarsi di più. E c'è qualcosa da fare per tutti. Penso che a questo punto nessuno possa dire, a me ormai l'ho superato questo qui. Magari, è vero o no? Ti riporta sempre all'origine quella ogni parola. Sì, è vero sul serio, né? Quindi, notate, di tutti i nostri problemi di organizzazione e di organismi e commissioni, tutta roba che occorre, ma cosa c'è qui dentro? Zero. Quelle sono cose che vengono dopo perché occorrono. Se si può fare qualcosa insieme, si può stare insieme, bisogna. Ma quel che conta cos'è? È l'animo con cui si fa. Questo ci ricorda Paolo. La comunità non è, diciamo, un qualcosa da fare, è un modo di essere. È un modo di vivere. La comunità è dentro, non è fuori. Fuori c'è la mucchiata. 10 chili di patate in un sacco fanno comunità? Eppure sono attaccati uno all'altro. I mattoni che fanno un muro fanno comunità? Ma addirittura un esercito, 1.000 soldati inquadrati fanno comunità? Noi qui facciamo comunità? Spera, altrimenti saremmo qui a buttare via il tempo. Saremmo qui a buttare via il tempo altrimenti. E siamo qui non per obbligo, ma per scelta, perché ci interessa. E comunque la dimensione dell'amore è realmente è piena, è totale. Senza quello non ci serve neanche offrire voi stessi in sacrificio. Amore come accolto, amore come dato.